Amici di Palermo Live, buongiorno. Siamo qui al Teatro Massimo, alla manifestazione di Natale Giunta che abbiamo seguito anche con una nostra live stamattina. La politica è stare i problemi reali dei cittadini. Un uomo politico che conquista le poltrone non sa fare governare, sta distruggendo completamente una nazione. Noi siamo professionisti della cultura del cibo, siamo ricchissimi in tutta Europa. Stiamo diciamo, sondando di lasciare questa terra. Andare a lavorare tutto altrove. La situazione è una, decreto ristoro bloccato. Non ci sono più sussidi per aiutare le nostre famiglie. Un anno chiuse. Chiudiamo tutto e facciamo fallire tutto. Io volevo dire solamente ai ristoratori, al popolo italiano, alla Sicilia, a Musumeci o chi ci ascolterà, che noi siamo camerieri invisibili. La parola invisibili significa perché da noi non parlerà mai di nessuno. Non parlerà mai nessuno di un cameriere. Il personale in sala fa tutto. Non percepiamo soldi, non abbiamo nessun reddito, siamo a casa senza niente. Cerchiamo di aprire ristoranti e andare a lavorare. La nostra categoria è stata tra le più penalizzate. Settore ristorativo, il settore alberghiero, la banchettistica, ristori. Io in cassa integrazione. Praticamente ancora aspetto tutto il fine anno, metà ottobre, novembre, dicembre, siamo fermi. Abbiamo lavoricchiato un paio di ore, ma attualmente non abbiamo avuto nessun ristoro. Aspettiamo, pazienza. Se dovesse rivolgere un messaggio alle istituzioni, quale sarebbe? Messaggio alle istituzioni che praticamente si usano due pesi e due misure. Noi non, con l'indice RT che abbiamo in Sicilia siamo quasi pari alla Sardegna per numero di abitanti, che noi siamo 5 milioni di abitanti in Sicilia, l'indice RT è quasi pari alla Sardegna. Ma non solo non siamo in fascia gialla, ma siamo in fascia arancio, molto, molto penalizzati.